Oggi si inaugura il comitato elettorale di Corso Umberto del candidato sindaco Quinci, un comitato che è in veste ecologica, riguarda proprio uno dei vostri punti, quindi una veste ecologica dell'arte del vivere. Assolutamente, abbiamo voluto dare un segnale, come tutti gli altri che abbiamo dato in questa campagna elettorale, no? Nella quale mi pregio di dire che siamo stati noi a definire l'agenda della campagna per questa tornata amministrativa. Abbiamo voluto dare questo segnale, che è un segnale ben preciso. Lo sviluppo, che è il tema centrale sul quale ci impegneremo nei prossimi 5 anni nella nostra amministrazione, dovrà essere uno sviluppo sostenibile, assolutamente, che tenga conto della innovazione tecnologica e che sia inserito in un percorso di sostenibilità. Il nostro riferimento dal punto di vista sia giuridico che dei valori è l'agenda di Parigi 2030, 17 obiettivi che tendono a rendere questo mondo un po' migliore. Quindi nello specifico, come cambierete Mazara? Cosa si dovrà cambiare nella città di Mazara per renderlo in grande quello che vediamo qua dentro? Dovremmo fare un discorso molto lungo. Per fare sintesi, ricordiamo che sarà un percorso che passerà per l'innovazione tecnologica, sarà un percorso che passerà per una gestione diversa del ciclo complesso dei rifiuti, così come lo abbiamo conosciuto. Le tariffe dovranno diminuire e per fare questo sarà sicuramente implementato il ricorso alla differenziata vera, in cui la plastica conferita al CONAI dovrà rendere davvero qualcosa per le casse comunali. Le faccio un piccolo esempio: il piccolo comune di Pantelleria, che ha 7.000 abitanti, riceve 150.000 euro l'anno dal CONAI per la plastica conferita. È vero che nel periodo estivo la popolazione si duplica o anche di più, però Mazara, a conti fatti, dovrebbe ricevere qualcosa come 600.000 euro almeno. E poi noi conferiamo anche l'umido. Questo è uno spreco. Paghiamo qualcosa come 150 euro a tonnellata più altri, più qualcos'altro. Noi invece l'umido, che non sarà più conferito ma servirà quantomeno per fare il compost, dovrà rendere anche questo. Insomma, una città più ecologica, sostenibile, dove il futuro è anche nei mezzi elettrici. È notizia di questi giorni che Enel sta mettendo in tutte le città italiane, isole comprese, 2.800 colonnine, sia in città che nelle strade statali e provinciali. Fra 10 anni la mobilità sarà soltanto elettrica. O ci prepariamo già adesso, oppure arriveremo in ritardo, come in ritardo è questa città per tante altre faccende. Su quali leve puntate in questa campagna elettorale per convincere i cittadini rispetto alla politica dei partiti? È un progetto che nasce da un civismo nuovo che sta attraversando l'Italia. Non siamo gli unici in Italia. Ci muoviamo sul solco della crisi che sta attanagliando i partiti. Noi vediamo dei partiti nuovi che crescono, ma l'idea è che non dureranno poi così a lungo. Vediamo già i primi segnali di crisi. Allora, il concetto fondamentale è quello espresso ancora una volta nell'evento del 27 gennaio, cioè quello della partecipazione alla cura e all'amministrazione della città. Chiameremo tutti i cittadini a partecipare all'amministrazione della nostra comunità. Chiameremo tutti i cittadini con un metodo preciso, che è l'amministrazione condivisa, di cui ho già espresso i principi e le modalità di funzionamento in altre interviste e altri comunicati. Tutti quanti noi ci prenderemo cura della città. Non sarà più il governo del sindaco e della giunta. Chiunque abbia un progetto, l'ambizione di realizzarlo, chiunque vuole prendersi cura della nostra comunità, chiunque abbia da spendersi, troverà le porte del Palazzo Comunale sempre aperte. Ecco, negli ultimi anni la città di Mazara del Vallo è sembrata quasi isolata, cioè nel senso che non ha avuto più riferimenti politici. Voi vi state già muovendo anche in sinergia con altre realtà viciniore sui temi, in primis anche della sostenibilità, parlo anche di agenda urbana, per avviare una sinergia fra i comuni. Questo potrebbe essere un po' la chiave per poter creare quel valore aggiunto nei prossimi 5 anni. Anche questo è un tema centrale, quello della collaborazione con tutte le amministrazioni comunali, specialmente quelle che insistono nella fascia costiera che va da Trapani sino a Selinunte. La parola chiave è turismo. È impensabile l'idea di poter progettare un percorso
di sviluppo turistico serio se non fatto con tutti coloro che insistono su questa fascia costiera. Noi dovremo di nuovo sederci al tavolo con il distretto turistico della Sicilia occidentale, la provincia di Trapani, e insieme a loro progettare la destinazione del prodotto turistico Mazara del Vallo inserito in questo contesto più ampio. Gli operatori turistici sono rimasti abbandonati a Mazara, da soli, non davvero hanno poco da fare. E fin quando c'era Ryanair che portava i turisti a Mazara, e allora diciamo che le cose potevano andare bene. Quando Ryanair ha smesso di portare i turisti, Mazara del Vallo è sparito dai radar di quei 4-5 grandi operatori che insistono in Italia e in Europa, ed è sparita dai radar soprattutto dei consumatori di turismo. Il nostro obiettivo sarà quella di rimetterla al centro, di posizionare il prodotto Mazara del Vallo, ma in una filiera ancora più ampia, che è quella di tutto il nostro territorio. Questo nostro progetto noi lo abbiamo denominato Mazara Valley. Ma è chiaro che per far questo ti devi sedere al tavolo con le altre amministrazioni viciniore. Noi siamo stati agli incontri di Area Vasta, la governance di Area Vasta, dove siedono diversi comuni della provincia di Trapani, Palermo, Agrigento, e lì abbiamo perfettamente percepito come il porto commerciale di Mazara è tagliato fuori in questo momento da ogni possibilità di movimento portuale rispetto ai tre porti di Trapani, Termini Imerese e Ragusa, che raccolgono tutto il traffico portuale della fascia meridionale della Sicilia, ed è un vero peccato. Il nostro obiettivo è quello di provare, insieme con tutti gli enti che ne hanno la responsabilità, andare a rompere le scatole perché il porto commerciale di Mazara diventi di nuovo vivo e fiorente. Tra l'altro è l'unico scalo portuale attraverso il quale le merci dopo 5 minuti raggiungono una rete autostradale, grazie alla sopraelevata che in questi anni è stata completata. Tenete conto che il porto di Termini Imerese, sul quale è stato convogliato tutto questo intero traffico, sia di merci che di persone, è distante dalla prima rete autostradale circa 1 ora e 20, in termini di tempo, 1 ora e 20 minuti di strada. Quindi il tema è che Mazara si deve aprire al mondo, deve ricostruire le relazioni istituzionali e di collaborazione con gli altri comuni, con gli enti locali e con tutte le associazioni per poter insieme costruire di nuovo un processo di sviluppo per questa città.